Rimanendo sui sismi dell'agosto del 2016, che insomma caratterizzarono l'Italia centrale, il nostro studio venne pubblicato anche sull'importante rivista scientifica, l'International Journal of Modern Research in Electrical and Electronic Engineering, dove appunto si faceva cenno appunto a questi studi e si trattò questo di un paper molto esteso, molto ben fatto, dove inserimmo moltissimi dati, insomma, dai dati insomma, geomagnetici terrestri, perché comunque vi era stata anche una tempesta geomagnetica di classe G1 nel momento in cui prima e durante il sisma dell'Italia centrale. Erano stati forti incrementi registrati dai satelliti GOES in orbita. Vi erano state variazioni di ogni tipo, insomma, che noi poi ricercammo e correlammo con i dati che avevamo registrato noi con le nostre apparecchiature, con il nostro sistema di monitoraggio. Insomma, tutta questa serie di dati, tra l'altro in parte registrati anche dalla stazione FESN, appunto del nord Italia, confermarono che tali sismi, tale attività sismica in Italia era stata preceduta e correlata con l'attività solare e con l'attività geomagnetica, appunto, che è ovviamente determinata dall'attività solare stessa. Sempre nel 2016 ovviamente pubblichiamo sull'NCGT Journal una serie di altri nuovi interessanti documenti che riguardavano sempre l'Italia centrale purtroppo, e questa volta il riferimento ai sismi distruttivi dell'ottobre del 2016. Anche in questo caso lo studio fu firmato da me, da mio fratello e dal professor Valentino Streser. Riguardavano incrementi registrati a ridosso degli eventi sismici dal nostro sistema di monitoraggio. Riguardavano poi le letture e gli incrementi, insomma, di altre stazioni di rilevamento di tipo scientifico presenti a livello mondiale, e tutta una serie di segnali, insomma, che si erano presentati sul nostro sistema di monitoraggio. Insomma, anche in questo caso i dati si sembrarono molto molto interessanti, insomma, incoraggianti. Tra l'altro, questi studi vennero presentati anche alla sessione EGU 2017, dove partecipammo, dunque, presso l'European Geoscience Union, pubblicando gli spettrogrammi dinamici, le ipotesi, i riscontri, tutto, insomma. Realizzammo diversi abstract quell'anno, mi ricordo, presentammo diversi abstract che riguardavano appunto le variazioni geomagnetiche, che riguardavano l'attività solare, che riguardavano in primis i dati registrati dalle nostre apparecchiature. Il tutto praticamente dava un senso a quello che era, diciamo, il meccanismo di sismogenesi che si riferiva all'Italia centrale, i sismi terribili dell'Italia centrale, insomma, di quel periodo. Alcuni mesi più tardi, nel settembre 2017, si ebbe un forte terremoto in Messico di magnitudo 8.1, terremoto che i nostri strumenti, per mezzo delle indicazioni fornite dalle nostre apparecchiature, dall'attività solare, eccetera, avevano, diciamo, preannunciato, per così dire. Il forte incremento, ad esempio, geomagnetico, che aveva visto addirittura una tempesta di classe G4, molto rara, una tempesta
di, poi di radiazione solare di classe G2, S2, che aveva preceduto temporalmente il sisma di diverse ore, e avevano, diciamo, allertato già i campanelli di allarme, quindi qualcosa sarebbe da lì a poco successo. Ed infatti poi tutte le variazioni che ne ebbero ci fecero comprendere che entro breve ci sarebbe stato un terremoto. E, tra l'altro, le variazioni vennero registrate anche dal nostro sistema di monitoraggio, il quale registrò delle variazioni palesi. E fu possibile correlare, insomma, tutta il treno di variazioni geomagnetiche dell'attività solare con tale evento. Anche in questo caso, lo studio venne firmato da me, dal mio fratello e dal professor Valentino Streser sulla nota rivista NGCT Journal nel dicembre del 2017. E, tra l'altro, a seguito di questo studio, venimmo poi in seguito contattati addirittura da una TV importante, una TV messicana importante, che volle sapere come eravamo stati in grado di prevedere che ci sarebbe stato un sisma tanto forte. E, ricordo che rispondemmo ad una serie di domande che loro ci posero. E tale intervista andrò in onda appunto in questo noto canale televisivo messicano. Questo per dirvi che comunque non, cioè, anche in paesi come il Messico sono interessatissimi a questo tipo di ricerca, essendo anche loro un paese ad alto rischio sismico, posero appunto delle domande per capire se ci fosse poi la possibilità di realizzare degli studi, no? Assieme a loro. E, ricordo, insomma, che questo fu uno delle ultime pubblicazioni. Siamo nel settembre oggi, settembre del 2018, quindi fu una delle ultime pubblicazioni interessanti ed importanti che realizzammo.